All'aeroporto di Bergamo ci sono novità in merito alle compagnie aeree in transito nel servizio di Alessandro Invernici. Sentiamo anche alcuni dati relativi ai passeggeri. C'è la volontà di sviluppare nuovi collegamenti qui all'aeroporto di Orasirio? Well, Arabia Maroc is a 1 month old airline, and in 1 month we managed to increase our flights to Delhi between Casablanca and Milano. And in the future, if there's a business potential and if the need exists, we will definitely look into expanding into more airports and more frequencies. Air Arabia Maroc è una compagnia che ha un mese di vita. Abbiamo iniziato operando 3 voli alla settimana e li abbiamo già aumentati fino ad arrivare a voli giornalieri e quindi in futuro se ci sarà il potenziale, ci sarà la domanda, sicuramente valuteremo se aggiungere nuovi voli e nuovi aeroporti. Che tipo di aereo mezzi? Arabia Maroc operates a brand new fleet of Airbus A320 aircraft with a 168 seat configuration which gives a high seat pitch or leg room among its type of aircraft. Air Arabia Maroc opera con una flotta di nuovissimi Airbus A320 configurati a 168 posti con una distanza tra file di 31 pollici, ovvero 79 centimetri, che è la massima distanza tra file configurabile sull'Airbus A320. Quali sono i numeri di quest'estate 2009 dell'aeroporto internazionale di Orio-Orsieri? Ah, i numeri sono numeri, nonostante le difficoltà del momento, sono numeri importanti. Sono numeri che in larga parte confermano quelle che sono state le nostre previsioni, quindi una crescita contenuta, una crescita che è da una parte legata all'aumento del posizionamento del nostro vettore più presente che è Ryanair, ma dall'altra parte anche un aumento di vettori stranieri, che come è il caso della presentazione di oggi di questo nuovo vettore è l'Arabia, e anche in parte di qualche collegamento charter in più che nelle ultime 2 domeniche sta dando qualche piccolo segnale di ripresa. La crisi coinvolge solo il comparto merci? Per quanto riguarda Orio è chiaro che il comparto courier più che merci, e su questo se è opportuno precisare, la presenza forte delle merci sul nostro scalo è legata ai 2 vettori courier più importanti. È chiaro che il prodotto courier è un prodotto ad alto valore aggiunto, nei momenti di crisi è il primo che soffre. Orio continua a crescere, stanno procedendo anche i lavori per l'ampliamento dell'aerostazione. Sì, stiamo rispettando in larga parte quello che era il nostro programma che ci eravamo dato per l'adeguamento della stazione, è un adeguamento che insegue un traffico che era già cresciuto negli anni passati e che quindi ha bisogno questo programma di essere rispettato per poter dare un livello di servizio più vicino alle esigenze dei nostri passeggeri.